Sfido le avversità. Questo è il motto di chi è chiamato ad intervenire in caso di incidenti, incendi e a mettere in salvo la vita degli altri, rischiando la propria. Questo era anche il motto di Sirio Corona, vigile del fuoco di Broccostella, che il 27 novembre del 2001 morì nell'esplosione di un palazzo a Roma in via Ventotene. L'esplosione fu provocata, secondo le forze dell'ordine, da una fuga di gas. Sirio faceva parte della squadra 6A, intervenuta subito dopo l'allarme. Dopo la deflagrazione, il vigile ciociaro rimase sotto le macerie. Per il suo gesto, lo Stato italiano ha già conferito a Sirio la medaglia d'oro al valor civile. A distanza di diversi anni dall'accaduto, per non dimenticare, l'amministrazione comunale di Broccostella ha intitolato in mattinata una strada al suo cittadino eroe, proprio a pochi passi dalla sede della Protezione Civile. Sirio Corona, da tutti considerato un eroe, che poi è arrivata anche questa medaglia al valor civile meritatissima. Vogliamo ricordarlo così proprio per evitare che possa essere dimenticato questo suo gesto, questa sua professionalità. Vogliamo ricordarlo proprio per non dimenticare, perché questo suo gesto possa rimanere impresso nel nostro paese, ma penso in tutto il territorio, in questa provincia, ma per testimoniare anche che il sacrificio di questo ragazzo non è stato inutile. La cerimonia di intitolazione è stata preceduta dalle celebrazioni della messa presso la chiesa Madonna della Stella. Essere vigili del fuoco vuol dire sfidare il pericolo per aiutare gli altri tutti i giorni. Sirio è stato una persona eccezionale, una persona che è innamorata della divisa del Vigile del Fuoco, della missione che lui veramente a cui ha sempre creduto di impegnarsi per gli altri, salvare gli altri, fino a rendere purtroppo la propria vita. Nello stesso giorno è stata intitolata una strada anche a Massima Pirazzini, scomparsa prematuramente nel 64. Massima morì a 18 anni e lasciò due bimbi piccoli. Proprio lei, che di bimbi ne fece nascere tantissimi, visto che la sua professione era quella di ostetrica e allevatrice.